Domenica 29 novembre inizia il tempo dell'Avvento, il tempo di attesa e di preparazione alla nascita di Gesù, al Natale del Signore. E con la prima domenica di Avvento inizia anche il nuovo anno liturgico, cioè il tempo nuovo che ci viene offerto per scandire il percorso della nostra spiritualità, della nostra crescita interiore. In questo tempo di coronavirus, mentre ne subiamo la seconda ondata di diffusione, restiamo chiusi nelle nostre case per la paura di essere contagiati, accerchiati dai quotidiani e continui allarmi provocati dalla pandemia e ripetuti centinaia di volte al giorno dai media, sempre accesi. E il nostro cuore, il vivere nella pandemia, matura stati d'animo ogni giorno più grigi e più pesanti, quasi soffocanti. Ma domenica 29 novembre, inizio del tempo di Avvento, resterà allora una domenica come tutte le altre? Quando aspettiamo una persona a noi cara per incontrarla, noi viviamo l'attesa, la trepidazione, la gioia dell'imminente incontro, ma anche l'ansia e la preoccupazione se questa persona ritarda, se trascorre il tempo e la persona non si rende presente. Il tempo nuovo dell'Avvento serve a dilatare il cuore, lo spirito. È come una fresca aria mattutina che spazza via gli odori stantii della notte e uscire dalle tenebre per camminare verso la luce e profumo di novità che penetra nell'intimo del nostro spirito. L'anno liturgico nuovo, con il dono dell'Avvento, propone a tutti un percorso di vita che ci faccia uscire dall'indifferenza, che ci riporti alla gioia più profonda, alla letizia del cuore. L'Avvento ci sveglia dalla sonnolenza abitudinaria della nostra esistenza. È tempo di attesa e di vigilanza, tempo di alzare gli occhi e guardare il cielo. È tempo di silenzio per rasserenare il nostro cuore. È tempo di fervore per riscaldare il nostro cuore. È tempo per ascoltare i passi del Signore che si avvicina e nell'incontro ci abbraccia alle spalle.